Buongiorno ragazzi, oggi mi trovo nella mia bellissima Val Chiavenna. Mi permetto di dire mia, anche se io in realtà non sono di queste parti, semplicemente per esprimere tutto l'affetto che ho nei confronti di questa incantevole valle. La Val Chiavenna e tutte le sue valli laterali posso garantirvi sono di una bellezza rara e selvaggia che non in molti altri posti riuscirete a trovare. Non so cosa sia dovuta tutta questa bellezza. Forse perché si trova incastonata tra le Alpi Leopontine e le Alpi Retiche Occidentali? Forse perché fa un po' da spartiacque tra le Alpi Orientali e le Alpi Occidentali? Non lo so, ditemelo voi. Sta di fatto che oggi mi trovo qui ad esplorare una delle ultime parti che ancora mi mancano. Dopo aver parcheggiato l'auto all'Alpe Motta, appena sopra Campo Dolcino, mi sono messo subito in cammino in direzione del rifugio Chiavenna, che si trova nella bellissima conca dell'Angeloga a pochi metri dall'omonimo lago. Sono forse partito a camminare un po' troppo. Attaccato alla canna del gas e non pensavo iniziasse così subito bella in piedi la salita, e quindi ho fatto la cavolata di non riscaldarmi un pochino e sono già senza fiato. Sono indeciso se fermarmi a fare tappa pranzo qua, che è un bel posto, magari fare anche un po' di acqua, o continuare ancora un pezzettino. Quando sono là decido. Comunque c'è proprio un piccolo paesino, un alpeggio. Pensavo ci fosse solo il rifugio. Che gran bel posticino, decisamente bello. Inoltre c'è mezzo mondo. Purtroppo, dopo una veloce pausetta al rifugio in cui ho preferito non mangiare perché manca ancora veramente tanto dislivello e non vorrei dopo magari appesantirmi inutilmente. Però sono riuscito a fare due parole col rifugista del rifugio Chiavenna, molto molto gentile nonostante fosse super mega impegnato perché stava servendo i pranzi. Mi ha dato qualche info e purtroppo nessuna di questa era positiva, e quindi il pizzo stella non sa da farsi, perché mi ha detto che c'è ancora un po' di neve da questo lato, però in teoria si potrebbe riuscire un po' di fatica. Il problema è detto che la parte dietro ce n'è ancora veramente tanta ed è molto ghiacciata, quindi mi fa che senza ramponi non la consiglio assolutamente. Io non ho dietro nemmeno i ramponcini e quindi nada. Allora, c'ho un piano B, che vuol dire scavallare tutta questa montagna che vedete alla mia sinistra e arrivare, scendere dall'altra parte al bellissimo lago di Lei e poi risalire. Questo vuol dire però che sono tantissimi metri di dislivello, in totale saranno più o meno 1.600, di cui adesso non so quanti me ne mancano effettivamente. Alla fine la fame ha avuto il sopravvento e non ho fatto tanta strada dopo il rifugio, mi sono già fermato a mangiare almeno uno dei due panini che ci ho preventivati per pranzo. E poi la cosa che mi ha fatto fermare è anche il paesaggio alle mie spalle. Vabbè, buon pranzo a tutti e intanto vi faccio godere voi il pranzo in un'altra maniera. Thank you.
dopo essermi gustato un pranzo in un posto paradisiaco, è tempo di rimettersi in marcia, perché anche se non salgo sul Pizzastella, la salita per arrivare alla casuccia di stanotte è ancora tanta. Io ora dovrò arrivare in fondo a questa vallata, poi tirare tutto qua a sinistra, qua sopra, entrare e scavallare questo monte, questo passo. Ed ecco che la salita alla fine ha iniziato a battere cassa. È arrivata nuovamente e si fa sentire. Sono quasi arrivato alla fine della Val Angeloga, almeno credo si chiami così, e poi proprio sul passo dovrebbe esserci un laghettino proprio carino, poi mi tocca scendere quasi 400 metri per arrivare al lago di Lei. Direi che se questo non è il paradiso in terra, veramente poco ci manca. Sono estasiato di tale vista, non ho come al solito parole per descriverlo, dovreste essere qua voi a vederlo con i vostri occhi. Non sono in grado di descriverlo, ma forse proprio le parole non sono sufficienti per descrivere tale bellezza di questi posti, soprattutto della Val Chiavenna, che ogni volta che vengo, ogni volta che scopro un posto nuovo, mi lascia sempre più a bocca aperta, mi lascia sempre più senza parole. Posso affermare con certezza di essere ormai entrato nella bellissima Val di Lei. Primissima volta che metto piede e posso dirvi anche questa con certezza che mi ha già ampiamente catturato. Non ho con me il termometrino, di solito mi attacco allo zaino, l'ho dimenticato attaccato a un altro zaino, diciamo, però posso dirvi che la temperatura è perfetta per camminare oggi. Ci saranno 14-15 gradi, forse anche qualcosina in più, però con questo bel venticello che mi rinfresca, spaziale. Non posso chiedere decisamente di meglio. Direi che stiamo raggiungendo livelli epici di bellezza. Guardate il lago di Lei. Fuori dal normale, spaziale. Se la Val di Lei è bellissima, non posso dire però altrettanto del sentiero che sto scendendo. È a metà scomparso e quando invece c'è, è una brutta pietraia segnata da delle bandierine,
perché mi hanno detto che settimana scorsa hanno fatto una gara, se no altrimenti farei fatica a vederlo perché è segnato malissimo. Si vede qualcosina meglio in salita ai bolli, ma in discesa non se ne vede mezzo. Bruttino. Spero finisca la svelta. E soprattutto domani non dovrei farlo perché penso, se riesco, se non c'è neve, di provare a fare un altro sentiero, quindi fare un anello e tornare all'auto da un'altra parte. Sono arrivato finalmente in fondo a questa scarpata. Ora mi tocca risalire gli ultimi 700-800 metri per arrivare al bivacco Chiare Walter. In teoria io sarei potuto arrivare quasi fin qua in auto, però avrei dovuto fare un giro dell'oca assurdo. Ora ho parcheggiato poco sopra Campo Dolcino in Val Chiavenna, invece per arrivare qua avrei dovuto dalla Val Chiavenna arrivare al passo dello Spluga, scavallarlo, scendere in Svizzera, risalire tutta la Val di Lei là in fondo e arrivare fin qua in auto. Direi che secondo me ne è valsa la pena di farmi tutto questo dislivello, perché ho visto quei paesaggi spaziali, spazialissimi. Ammetto di iniziare a sentirmi un pochino stanchino dopo 14 chilometri e 1300 metri di dislivello positivo e 400 negativo in 4 rette. Sono stanco, però ormai tra un po' dovrei iniziare a vederlo il bivacco, credo. Mancano 2,5 chilometri, una cosa del genere, e 300 metri di dislivello. Sono arrivato, diciamo, in fondo alla Val di Lei e purtroppo quello che temevo, che mi sono tenuto un po' tra me e me, è questo. C'è ancora un sacco, ma un sacco di neve. Speriamo che qualcuno sia passato prima e mi abbia già un po' battuto la traccia, perché altrimenti questo pezzo qua vuol dire ancora un'ora e mezza di fatica, forse addirittura due, se non c'è proprio neanche un minimo di traccia. Fatta una buona parte di nevaio, me la sono lasciata alle spalle, praticamente tutta quella, non sembra, ma è stata super tosta. Non sono riuscito a fare nemmeno un video perché chiaramente non mi tenevano le scarpe. Sentite infatti che ho ancora il fiatone. Thank you.
non potete capire cosa mi appassa lì davanti agli occhi. Il bivacco! Ragazzi, sono arrivato che ero troppo stanco. Mi sono quindi subito cambiato il più alla svelta possibile. Ho allargato il sacco a pelo qui dietro in modo che iniziasse a gonfiarsi. E poi ho già anche fatto cena perché proprio fame assurda, cotto. E ora mi sto mangiando il mio dolcettino, i soliti Kellogg's Extra. E poi quando mi sono riposato un attimo, che tanto adesso essendo piena estate, c'è luce fino a oltranza, si esce e vi faccio vedere il panorama. Credo parlino più che da sole. Posto da fine del mondo, bellissimo. Non me lo aspettavo così bello. L'avevo sentito, l'avevo letto che era un bel posto, bellissimo, veramente bello, ma finché non si prova, non si riesce a capire. È proprio un posto paradisiaco, proprio il paradiso in terra. Io vai, basta commentare. Me lo sto godendo a pieno. Adesso soprattutto che ho la pancia piena mi sono riposato. Ora il piano è che tra non molto andrò a nanna, perché domattina la sveglia è alle 4. Partenza appena fa luce 5 e mezza. Ci dai, allora quindi facciamo anche una svegliettina alle 4 e mezza, ma proprio 4:04. E in un'oretta accatto tutto, faccio colazione e scendo proprio a cannone, perché è prevista pioggia da mezzogiorno in avanti, quindi io devo essere giù, soltanto che il problema è che devo coprire ben 16 km anche domani e 1700-1800 metri di discesa. Cioè, vabbè, non ci vuole pensare in questo momento. Vabbè, godiamoci ancora un po' la vista. Con questo ultimo bellissimo sguardo sul cengalo, sul badile, sul disgrazia, vi lascio, vado a nanna, e ci vediamo domani. Incrociate le dita per me che non piova. E quello lì è un brutto temporale, ma proprio brutto. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Buongiorno ragazzi. Sono le 5:30 di mattina e sono già in cammino.
perché verso mezzogiorno è prevista pioggia e voglio essere all'auto il prima possibile in modo da scamparla. Allora, riepilogo della serata barra nottata è stata abbastanza così, perché alla fine sul tardissimo sono arrivati 3 persone e mi dispiace dirlo, erano 3 merenderos. Anche qua sopra riesco ad arrivare con 1600 metri di dislivello, completamente sprovveduti, zainetti con praticamente nulla, non avevano, lasciamo perdere. Poi mi spiace essere polemico come al solito, ma la puzza di sudore in quel bivacco è una cosa fuori dal normale, mi bruciava le narici, quindi non lo so, ho dormito veramente malissimo, infatti non vedevo l'ora che suonasse la sveglia per raccattare tutte le mie cose e andarmene. Vabbè, comunque adesso bisogna scendere tanti metri, vediamo, spero anche la neve tenga e che non mi faccia slittare. Arrampicare da lì sotto tutto questo pezzettino qua sopra. Posso ampiamente dirvi che non è stato facile, almeno per le mie capacità, però questo sentiero per il bivacco Chiare Walter mi sta stupendo sempre di più, è sempre più bello, sempre più una sorpresa, una rivelazione. Ora infatti dovrò arrivare fin là sopra, non so se si vedono tutti i bolli, quindi mi manca ancora un bel pezzo e non oso immaginare cosa c'è dall'altra parte, che sarà tostina anche quella, mi sa. Potrei dire, ma guardate dove si sono inerpicate le caprette, fin qua sopra, ma che belle! Ho deciso che vogliono fare amicizia. No, adesso sono tornato in modalità timida. Mi sono appena reso conto, ragazzi, in questo momento che io dovrò scendere giù da questa scarpata. Fa abbastanza paura, posso dirvi, da qua. Infinito, veramente infinito questo sentiero. Non sto vedendo veramente la fine
di questo tratto di sentiero dal passo Stella al passo Davero. È di una difficoltà allucinante, non me l'aspettavo minimamente così. Arrivo da più o meno là sopra, ma quello che vedete alle mie spalle non è il punto da cui sono veramente partito a scendere, è molto più in alto, molto più indietro, solo che adesso è coperto. E quello che mi tocca scendere ancora è arrivare fin là in fondo a quella cresta che dovrebbe essere il passo Davero. Mi attendono ancora 200 metri di discesa. In totale adesso, in poco più di 1,5 km/2, ho fatto 500 metri di dislivello. Cioè mi toccherà fare complessivamente 500 metri di dislivello. Difficilissimo. Sono arrivato finalmente al passo Davero. Che discesa assurda. Da sopra dal passo Stella a qua sono 650 metri di dislivello. Non so se nemmeno si vede la parte più alta in cima, là. Non sono sicuro sia quella la parte iniziale di discesa. So di fatto che sono morto, cotto, mi bruciano tutti i muscoli delle gambe, ma anche un po' le braccia, perché ho dovuto disarrampicare non poco. Ed ora comunque mancano ancora 10-12 km di discesa. Vediamo come arrivo a casa oggi, perché sono devastato. È l'ennesima volta ormai che lo ripeto in questi due giorni di cammino, ma questo sentiero continua a stupirmi. Passo dopo passo, valle dopo valle. Anche se sono stanchissimo in questo momento, scendere questa vallettina in questo prato bellissimo con la vista del Pizzo Quadro davanti a me è qualcosa di indescrivibile, decisamente indescrivibile. Dopo l'alpeggio mi sono subito imbattuto in questo ponte che diciamo essere abbastanza alternativo. Qua bisogna zampettare e nel caso ci fosse troppa piena e quindi non si vede dove zampettare, ci sono le funi per passare sopra. Ed ormai anche l'escursione di oggi è giunta al termine e quindi chiaramente il solito recap finale. Che posso dirvi? Una delle più belle che abbia mai fatto. Non me l'aspettavo così bella. Proprio una varietà di paesaggi, sentieri bellissimi. Peccato che ci sia stata la neve sul versante nord del Pizzo Stella, però quest'anno con tutta quella che ha buttato giù in primavera ci sta, me lo dovevo aspettare. Sono stato un ingenuo io a non pensare di tirarmi dietro i ramponcini. Cioè sarebbe stato proprio un capolavoro di quelli. Però per il resto invece vi devo avvertire che se decidete di fare il giro che ho fatto io è tosta, veramente tosta, perché sono 16-17 km il primo giorno e altrettanti il secondo al ritorno, essendo un anello, e il dislivello è abbastanza importante. Sono 1600 l'andata e 1800-1900 il ritorno. Certo, chiaramente il paesaggio ripaga tutta la fatica che si farà a salire e a scendere. E con questo io vi ringrazio come al solito per essere arrivati a vedere fin qui. A me fa un immenso piacere. Per qualsiasi commento, critica, qualsiasi cosa, scrivetemi pure nei commenti, sono ben felice appena posso di rispondervi. Grazie mille a tutti, ciao e alla prossima!